Buongiorno a tutti, oggi volevo parlare della percezione del bello in Italia e in Francia. Io ho vissuto in Francia 23 anni, quindi ho completamente assorbito il modo di vedere e di pensare dei francesi. E una cosa che mi ha stupito quando sono tornato in Italia è di constatare, quindi con uno sguardo praticamente esterno, come gli italiani, qualsiasi italiano, dal capo d'impresa al designer al panettiere, al meccanico, abbia uno sguardo automaticamente e potentemente allenato a guardare il bello nell'estetica delle cose, di qualsiasi cosa, che sia un'automobile, un paio di scarpe, un vestito, un elettrodomestico, una casa, qualsiasi tipo di oggetto, un computer. L'italiano istintivamente, automaticamente, quindi proprio per cultura profonda, ha un occhio che guarda e analizza l'estetica, le forme, le linee di qualsiasi oggetto e ne esprime un giudizio istintivamente, con un occhio generalmente improntato a una forma con un giudizio di bellezza classica, quindi di armonia delle forme, di eleganza classica, di matrice greco-romana, quindi ha questo un po' come ideale da raggiungere quando guarda le cose, questo che gli piace di solito, quanto più le forme, l'estetica si avvicina a una eleganza un po' classica greco-romana e di armonia di forme. Tanto più lo apprezzerà esteticamente, gli viene proprio istintivo, automatico, non è che ci pensa. I francesi no, per niente, un francese non ha, diciamo che rispetto a un italiano è come se avesse un po' una patina davanti agli occhi, non ha questo istinto di quando guarda un oggetto, anche se gli interessa, per esempio se deve comprare un'automobile, va al concessionario, non ha questo istinto di fare il giro della macchina, analizzare tutte le forme, guardarle, scrutarle e giudicarle, trarne una conclusione estetica e giudicarle, e decidere se gli piace o non gli piace, quanto gli piace, cosa gli piace. Il francese di solito più che altro, magari ecco, sempre con questo parallelo di una persona che vorrebbe comprare un'automobile e stare al concessionario, al massimo farà un giro per verificare che non ci sia niente di particolarmente sgradevole o di particolarmente strano o di particolarmente che gli sembra non pratico, che potrebbe disturbarlo, insomma, più che altro farà questo, ma difficilmente la cosa andrà al di là. Eppure io lavoro nel campo artistico e quindi ho anche frequentato quindi molti artisti, quindi persone che in teoria dovrebbero avere anche un occhio artistico più allenato, più improntato al fatto di scandagliare l'estetica delle cose e eventualmente giudicarle, eppure no, anche negli artisti francesi non c'è questo automatismo che abbiamo noi italiani di scandagliare l'estetica di qualsiasi oggetto che ci interessi o meno. Più particolarmente ovviamente se ci interessa magari per un acquisto, ma qualsiasi oggetto proprio in modo automatico. Un francese per esempio, ecco, quindi no, e sarà molto più interessato agli aspetti pratici e all'efficacia dell'oggetto che eventualmente gli interessa. Invece lì l'italiano ci tiene tantissimo al fatto che un oggetto che gli interessa e vuole comprare lo trovi bello, è proprio il primo giudizio che dai, è estremamente importante, bisogna che la cosa che vuole comprare la trovi innanzitutto bella esteticamente, che lui la trovi bella. Quindi sempre un bello culturalmente che corrisponde di solito agli italiani a un ideale un po' di bellezza classica greco-romana, quindi di armonia di forme, di eleganza e di armonia di forme, quindi senza bizzarrie, senza cose strane. Ecco, per esempio gli francesi hanno un senso del bello più aperto al barocco, tra virgolette, a cose un po' più originali, anzi a volte apprezzano le estetiche che siano un po' più originali, che vadano al di fuori
del classico, dell'armonioso, dell'elegante, apprezzano una certa ricerca dell'originalità. Se guardiamo per esempio invece gli inglesi vanno ancora al di là dei francesi, apprezzano la bizzarria. Non so in che misura, non ho vissuto in Inghilterra, ho conosciuto qualche inglese, ma non più di tanto, ma mi sembra di vedere che gli inglesi anche sono ancora più aperti, tra virgolette, che i francesi, e sono propensi ad apprezzare un'estetica che vada ancora più nel bizzarro. Ecco, i francesi apprezzano una certa originalità, noi italiani no, abbiamo una concezione del bello molto classico, molto greco-romano, e ci piacciono le cose. Troviamo una cosa tanto più bella quanto abbia una armonia d'insieme, un'eleganza di matrice classica greco-romana. E ci teniamo tanto che siamo volentieri, molto più volentieri che un francese, per esempio, disposti a scendere a patti, a rinunciare a qualcosa dal punto di vista pratico. Per esempio, sempre in un'automobile, per fare questo esempio, per avere qualcosa che riteniamo, che giudichiamo molto bello esteticamente. Ecco, è interessante vedere questa differenza nell'occhio dei differenti popoli, o almeno per quel che ho conosciuto veramente direttamente in modo approfondito degli italiani e dei francesi, perché. Intanto è interessante vedere come ci sia questa differenza proprio il sottofondo culturale che determina e che cambia il modo dei nostri sensi di appréhender, si dice in francese, di ricevere il mondo, di ricevere e tradurlo nel nostro cervello. E quindi più precisamente in questo caso italiani e francesi, di vedere come penso che noi italiani siamo maestri riconosciuti del design nel mondo, proprio che ci si riconosce questo talento di avere proprio il gusto del bello, e quando come me si vive molti anni lontano e poi si torna in Italia, si ritorna a frequentare gli italiani, è vero che è una cosa che salta all'occhio immediatamente, come un italiano ha questo occhio laser improntato all'estetica, di proprio automaticamente, istintivamente analizzare l'estetica di qualsiasi oggetto che vede, analizzarle le forme in modo molto approfondito, molto, mo, in modo molto, con molto interesse, con molta curiosità proprio automatica, proprio il cervello ci si concentra immediatamente, e per tirarne fuori un giudizio estetico. Bello o non bello, al quale l'italiano tiene molto capire e dire, esprimere se quell'oggetto lo trova bello o non bello, e sempre con un bello riferito a una matrice culturale classica e greco-romana, insomma. È molto interessante e volevo condividere questa riflessione con voi. Ciao a tutti, a presto.